Assessore Masci, 66esima edizione del trofeo Matteotti, si rinnova quindi un appuntamento importante per lo sport abruzzese e non solo, presentazione in regione, insomma come merita questa grande manifestazione? Sì, la regione sostiene il trofeo Matteotti da sempre perché questa è la corsa ciclistica più antica d'Abruzzo ed è nata dopo la guerra con uno spirito di ricostruzione importante. In un momento di crisi come questo segnalare che esistono manifestazioni che durano nel tempo, che danno un segnale chiaro di voglia di ripresa, di rinascita, di ripartenza, credo che sia molto importante. Poi aggiungiamo che il ciclismo unisce tutti sulle strade, dagli atleti alle persone che assistono, e il trofeo Matteotti lo è stato da sempre, questo circo che ha unito tutti. Noi vogliamo fare in modo che questo continui. Negli anni passati ha rischiato di scomparire, la regione ha sempre fatto in modo che potesse continuare, e oggi con soddisfazione diciamo che ci siamo, il trofeo Matteotti è più vivo che mai e noi faremo in modo che possa continuare sempre a crescere. Una gara che arriva in un momento particolarmente felice per il ciclismo abruzzese con i risultati di Cataldo, di Addesi e anche di altri professionisti. Sì, il ciclismo in Abruzzo è uno sport molto seguito e molto praticato. Abbiamo atleti importanti che si distinguono a livello internazionale, abbiamo campioni d'Italia e li vedremo gareggiare perché sono abruzzesi, hanno voglia di far bene per l'Abruzzo, di portare in alto il nome dell'Abruzzo, ma vediamo che nel trofeo Matteotti di quest'anno ci saranno squadre di livello mondiale che parteciperanno, quindi vuol dire che il trofeo Matteotti è sulla strada giusta per fare in modo che torni ad essere quella competizione di livello internazionale che è sempre stata.